L'obiettivo secondo posto è possibile? Ma non lo so. Tanto ci siamo salvati con questo e siamo... È ufficiale, nel senso non è matematico, ma questo è... E quindi questo è già motivo di grande orgoglio, come ho detto ai ragazzi oggi, gli ho detto noi stiamo facendo un cammino meraviglioso e non sarà certo una sconfitta di Cittadella, non sarà fare magari un'altra sconfitta che ci può stare, che arriverà, perché si vince e si perde, a cancellare un anno comunque fino adesso fantastico. Hanno risposto bene in campo oggi e adesso ce la giochiamo, tranquilli, sereni, come abbiamo sempre fatto, sapendo delle difficoltà che abbiamo. Però andiamo avanti. Un gruppo meraviglioso, dove Rosina però merita un posto speciale? Beh, Ale è chiaro che è un valore aggiunto. Lavoriamo molto, ma lavora molto anche lui. Non è solo il gol o non è solo il dribbling, è la corsa, il recupero dei palloni, i falli. Cioè, si era riposato domenica, sabato scorso e giustamente oggi ha fatto di più. No, scherzo. Ale è realmente un valore importante per noi, però... Come avete visto sono tutti importanti, al di là di quelli che giocano, di quelli che stanno fuori. Oggi abbiamo fatto un cambio da 5 minuti alla fine e basta. Ecco già, questa è un po' una sorpresa. Mister Beretta era talmente convinto dei giocatori che aveva in campo, non c'era bisogno di un altro cambio. Spesso si fa anche per perdere tempo. Sì, però non volevo dare ulteriori minuti di recupero a loro. La squadra stava bene, non sapevo neanche chi togliere, cioè togliere per togliere non ha senso, di dietro buttavano la palla alta ma di testa la prendevamo sempre, Angelo andava al doppio degli altri, Spinazzola uguale, ho cambiato Rossetti perché era effettivamente un po' stanco, Vagliani e Puzzetti andavano anche loro, più passa il tempo più corrono, quindi cambiare per cambiare non aveva veramente senso. In vista di Spezia c'è un po' da fare la conta, perché insomma fuori Vergassola, Della Fiore dobbiamo capire le sue condizioni e poi ci e D'Agostino che aveva avuto il virus e poi tre nazionali purtroppo. Ecco, la questione Capelluccio, Rossetti e Schiavone in vista di giovedì. La questione è che, lo dicevo prima, a noi chiaramente fa piacere che vadano in nazionale perché vuol dire che stanno facendo un ottimo lavoro. Dall'altra parte però quando si dice, in tutta Italia, non a livello globale, facciamo giocare i giovani, bene, li facciamo giocare, però dopo se facciamo giocare i giovani non deve essere penalizzata la società, è quello il problema. Allora bisogna... Qualche richiesta? Ma tanto c'è poco da fare richieste, o fanno un calendario o di un certo tipo, quindi bloccano i campionati come lo fanno per l'Under 21 e per la Nazionale A, o dà la possibilità magari di rimandare le partite alle squadre che hanno dei giocatori. Noi abbiamo due attaccanti su tre che vanno via e che tornano mercoledì e giovedì dobbiamo giocare e diventa problematico obiettivamente, ma e li mandiamo chiaramente, ma perché sei obbligato a mandarli e ci fa piacere mandarli e siamo orgogliosi di mandarli, però dall'altra parte io devo preparare una partita con giocatori che arrivano mercoledì da viaggi, trasferte, partite. Allora vogliamo fare giocare i giovani.